Onorevole Arancio, domenica prossima mobilitazione generale a Gela per chiedere l'apertura della Breast Unit ed anche di altri reparti del presidio ospedaliero. Se vogliamo, Gela scende in piazza per rivendicare un diritto sacrosanto. Le chiedo come si sta muovendo la politica regionale e perché si è verificato il taglio di 5 milioni di euro all'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta. Allora, incominciamo intanto dal fatto che se c'è questa mobilità il PD ci sarà sempre, ci sarà tutto il PD con tutta la sua direzione. A livello regionale la Breast Unit l'abbiamo voluto, in particolar modo Pippo Di Giacomo e io, e l'abbiamo fatta inserire nella rete sanitaria regionale, quindi l'abbiamo voluta e la difenderemo con i denti e con le mani. E perché non apre? Non apre perché, come ha detto lei, mancano questi 5 milioni e quindi c'è la necessità che ci vengano assegnati questi 5 milioni in cui c'è stata la presa di posizione favorevole dell'assessore regionale nella conferenza dei sindaci di tutta la provincia di Caltanissetta. Il problema è che le procedure per arrivare ad avere questi 5 milioni sono lunghe e noi entro il 2017 o entro la fine del 2016, quindi nel 2017 deve essere funzionante. Potremmo correre il rischio che non si allineino i finanziamenti con il tempo massimo con cui si apre questa unità. Tempo non ne possiamo perdere, quindi quando c'è i cittadini che si muovono è una cosa importante, è un fenomeno sicuramente in cui che deve essere guidato. Poi parleremo con l'ADOS, che da cui è iniziata l'associazione donne operate al seno, è iniziata questa iniziativa per farla diventare proficua. E da qui un appello a tutta la deputazione, non gelese, di tutta la provincia di Caltanissetta, perché quando ci sono i provinci di Caltanissetta io corro, quindi invito anche i colleghi di Caltanissetta a essere presenti, perché noi dobbiamo avere un incontro con il Presidente della Regione e con l'Assessore in cui noi andiamo a depositare le nostre istanze, perché depositare, raccogliere le firme non basta se poi non c'è un atto esecutivo in cui interloquiamo con gli artefici, cioè coloro i quali debbono aiutarci in questo processo. Il deputato regionale di Forza Italia Pino Federico punta l'indice accusatorio in merito a quello che sta accadendo al governo regionale. Governo regionale, è chiaro, marca PD. Lui sa benissimo che ci sono delle procedure, i soldi ci sono e ci saranno, ma alla fine delle procedure noi non possiamo aspettare. Quindi questa è una battaglia di tutto il territorio. Invito, a maggior ragione lui, ad esserci in tutte le tappe che saranno necessarie per arrivare all'obiettivo.